Eccolo. Dai, Driven from their homes by armed invaders, a few hardy refugees faced the prospect of starting again. They would found a new village deep in the countryside. With a new settlement established, the first priority was locating a reliable food source. The simplest source was gathering from nature. With a healthy supply of food, the village could start to grow. To do so, it would need more hands to share the work. The new workforce could now turn to the growing village's needs. First, they would build a mill near their food source, so villagers could drop off gathered berries more easily. The growing village would need wood to build with. Hestas. Yaru. The growing community now had a steady supply of lumber. To make wood collection easier, villagers could erect a lumber camp near the forest. Thanks to the camp, villagers no longer needed to travel as far to drop off lumber. The village now required additional houses to support its growing population. Work ending.
We're Kende. Work camp. With additional housing in place, even more villagers could join the workforce. But a populous village would soon exhaust the natural food sources. To grow, the community needed dedicated farms. Woodsmen and farmers now kept the village well supplied. Further growth required knowing the countryside and finding more resources. For that, communities employed scouts. Able to move quickly and see great distances, scouts were key to discovering new resources. The most important thing for a scout to locate was a ready source of gold. To prevent having to haul ore large distances, expanding communities would establish a mining camp near the source of gold. Ridende. Yeah, yeah. Kuthlich. Yes, sir. Yes, sir. Ridende. Yaru. Work end day. Yaru. Aster end day. Yeah, yeah. Yeher end day. Yes, sir. Yes, sir. A well-placed camp ensured efficient gold mining. Ridende.
Master Rende. Yeah. Yeah. Yaru. Off to Delphin. Quetta. Air to work. Chierla Sierwa. With a good supply of gold, the village was becoming a large town. The signpost of this growth would be the construction of a large landmark. Cheerless Yerwa. What do you think? Work and day. Huh? Gong and day. Reader? Yeah. Yes, sir. With the landmark in place, the once sleepy village announced itself as a thriving feudal township. The townsfolk had been driven from their homes before, however. This time, they would defend themselves. Each will pay itself. The first step would be constructing a barracks for infantry. Equaler do hit. That shule beo timbran. Yeah. Once it had a barracks, the town could establish a standing force of soldiers. Simple infantrymen armed with spears were a common choice for these militias. Yes, sir. West to Hala. Garwigan. Yes, sir. Forward here. Udende ut. Each year. Garu up. Hurrah! Garwiga. Garwe. I'm your worker. Garwiga. Eat your Garwe. Work. Yes, sir. Bury your words, sir. Yes, sir. It remeth Garu. The town now had a militia and could look to reclaim the lands lost to invasion.
The invaders had blocked the road north with a stout palisade. Although spears were of little use against these walls, the militia could burn down the obstacle with torches. Garwigan, Asetath. What's their faith, eh? Here wende off. Gadriende wudu. What's their faith, eh? Fachende wudu. Yerwath Garwigan. Garu Astiga. Garwigan Asetta. With the road open, the militia could now reclaim their lands in the north. Yes, sir. First, the spearmen had to deal with a lone sentry. Garu, Ferath. Advancing aggressively, the militia eliminated the enemy sentry. The invaders had a small cavalry camp guarding the road, but the militia was ready to attack. Spears were highly effective against cavalry, allowing the militia to win the day. All that remained was to destroy the invaders' stables. The invaders' cavalry post was destroyed. But other enemy positions awaited further up the road. Hostile archers defended the next camp, which would put spearmen at a disadvantage. The township needed cavalry of its own to deal with this, and so would need to build stables. To deploy that cavalry quickly, the town needed to build their stables near the front lines. Fortunately, friendly villagers came out of hiding and joined the effort. Each timber theos. Each a worker. Here a thopper. Each timber theos. Yes, sir. Where's the one? Each a worker. Garu Upa. Each winner. Yerwath Garwigan. Yerwath Garwigan. With stables in place, the town could field horsemen of its own.
God may. Chayotende! No! Vin Hesta? Unda Troaku! Hesta's coming! Fire me! Vin Hesta? The town now had a rapid-like cavalry, skilled at harassing slower targets, such as archers. Are you ready, Yahweh? Primeth Garu. Yerward. Garwigan, Aseta. Eat your will. Garwigan, Aseta. Astira, Garwigan. Stead of Pastor New. Eliminated the enemy archers and moved on to destroying the archery range itself. Tremeth Garu. The invaders' archers and their camp were destroyed. A final enemy emplacement remained, one fortified with palisades and defended by spearmen. To deal with this target, the town would need longbowmen. First, they needed to build archery ranges in the area regained from the invaders. Once more, friendly villagers arrived to help. That's sure be a temperament. Pick win! Go again! Come up on! Yes. You did it over! With several archery ranges in place, the town could add longbowmen to its forces.
Cheerless here. Each a will if you will do. Yarwe, Iawarla. Gabriel, they will do. Se sta in wifi probabilmente è quello. Force of archers could eliminate enemy spearmen at a distance, so long as they took the proper position. Poised on a clifftop, the longbowmen would be protected from an infantry charge. Each a folly. Strelbora, Sithe. Strelbora, Kuthric. The last of the invaders fell to the resurgent homegrown population. Now that their lands were free of enemies, the town could take the next step in its growth and become a powerful medieval city. Here too, the erection of a great landmark would be the signpost of this growth. And you
Walker. Cherylas Thorfende Hestum. Yes. Yes, sir. West to Hala. What's up? Yaru to work. Yanima Anshara! Eorth the lender. Kuthleach. Yaru to work. Work end day on Akerham. They have to lend a cooplage. Each timber of Thales. Sierra Thuba. Gongende at Akerham. Yes, sir. West to Hala. Gongende at Akerham. What third faith, eh? Need your worker. What third faith, eh? And your worker? That's Shule Beo Timbran. Each your brook, eh, that? Work end day on Eckerham. Yaru to work. Yes, sir. Where's the wala? Each timber of Thales. Cheerless. Yaru we on Yasaminende. Where a few lowly refugees had founded a small village, now rose a mighty city. From there would grow an empire. Allora, mi è piaciuto molto questo livello tutorial. Molto carino. Sa che per sbaglio l'ho rimesso tale quale.
driven from their homes by armed invaders. Sì, direi che non è il caso di farlo da capo per vedere se lo facciamo meglio. Speedrun del tutorial, no, no, no. Vediamo cosa c'è. Lo teniamo facile, non ce ne frega un cazzo. Some events leave a deep mark on history, but none on the land. This is the site of the Battle of Hastings. After almost a thousand years, no traces of the bloody conflict can be seen. But here, the fate of England turned. It's where a king was killed, and his victor claimed the throne. October 14th, 1066. We know what happened here on this day, thanks to this. The Bayeux Tapestry. A carefully preserved, illustrated record of events. It shows the main players. Harold, the newly crowned Anglo-Saxon King of England. And his challenger, William, Duke of Normandy. William claimed the previous king had promised him the crown. So, he assembled an army and prepared to sail to England to fight King Harold for the throne. But a storm thwarted his plans. Meanwhile, Harold discovered that a Viking invasion had landed in the north. Another threat to his crown. So he raced to fight them. In France, William waited for the right conditions to sail across the channel to England. The weather cleared. He seized his chance. ...250 miles north. Harold had defeated the Vikings. Now, hearing of William's arrival, his army sped south. At 9 o'clock in the morning, on this hill, William's Norman army were ready to do battle with Harold's Anglo-Saxon men. The stage was set, and up for grabs, England itself. On October 14th, 1066, William of Normandy stood ready for battle at the base of a hill. The high ground belonged to King Harold of England and his Anglo-Saxon army. Here, on this hilltop, the fate of England would be decided.
Obéir, c'est vertu. Je veux vous obéir. Soyez prêts, compagnon. William's Norman army made the first charge, launching a direct assault on the shield wall. Though William's army fought fiercely against the shield wall, it would not yield. As one man fell, another took his place. Overlapping shields in tight formation made for a near impenetrable barrier. Realizing his army could not break the shield wall, William called for a retreat. William's feigned retreat was working. The Anglo-Saxon army broke their shield wall formation, leaving gaps for William to make a move. With Harold's men no longer in shield wall formation, William could pick them off as they charged. The Anglo-Saxons had deployed rows of spearmen to push back the invaders. But William had an answer. His sharp-eyed archers. More Norman men-at-arms reinforced William's army. Anglo-Saxon archers joined the fray, and the Normans' deadly cavalry ready to charge. But first, William's forces had to eliminate the enemy spearmen, whose sturdy pole arms could easily bring down a horse. The threat of spearmen cleared from the field, William's cavalry was free to charge at the Anglo-Saxon archers. Preparate
Norman cavalrymen took to the field. The Anglo-Saxon army was in disarray. Their shield wall had been neutralized, and their numbers were dwindling. Now the only thing standing between William and victory was King Harold himself. The last of Harold's men encircled their king, prepared to lay down their lives to save his. Anglo-Saxon King Harold had fallen. In the confusion, some loyal soldiers fought to the death, while others scattered in panic. Leaderless and defeated, the last of the Anglo-Saxon army fled for their lives. The Normans celebrated victory over the English king, but William's quest to rule England was just beginning. Mi sento che ho fatto un po' di cazzate, che non ho capito benissimo. Però bello, sfiziosello. Ci sono dei fatti che abbiamo sbloccato. Livello 6. View all. Vediamo. At Guédelon in France, to understand how castles were constructed, they're building one from scratch, using just the tools and materials of the medieval age. It's a 25-year project, the world's biggest archaeological experiment. The most important defensive feature of any castle was the wall surrounding it. Castle walls had to be incredibly thick in order to resist attack and absorb the impact of projectiles fired from trebuchets. The curtain wall was over 20 feet deep, interspersed with towers. In earlier Norman castles, they were square. But while on crusade, European knights saw that eastern towers were round. They realized that eliminating corners not only made them stronger, but also provided a better view of the surrounding landscape. Completing the walls will take some 30,000 tons of sandstone. Transport costs in the Middle Ages were incredibly expensive, so having a good supply of local stone close to the castle was vital. To extract it from the quarry, first a row of holes is hand-drilled. Once all the holes are ready, I'm ready to put in the iron wedges, and I'm ready to split it open by hitting very hard on each wedge with a big sledgehammer. Ciao, buongiorno in CGT. Sì, sì. Mi sono voluto fare questa oretta di Age of Empires mattutino, che col Game Pass non potevo non fare. Cari, oh, grazie per il raid, mi è uscito l'annuncetto. Voi che si faceva? Che stavi a fare?
They're built with softer stones and other offcuts from the quarry. And they're built up in layers with a very scacchi è sempre cazzo. This ingenious method makes the walls better able to withstand hits from a trebuchet. E che facevi? Ma le giochi sul sito, le partite, come te la gestisci, per curiosità? Online. Bello, no, noi facciamo solo partitine ogni tanto tra di noi amatoriali, perché facciamo cagare proprio a sangue. Tu te la cavi se hai questa passione? Ah, ok, ti butti pure tu a cazzo dei cane. Bello, bello, bello. No, mi piace questa cosa, eh. Oh, guarda, abbiate pazienza, voglio vedere tutti i contenutini, le stronzatine. Che è questa? Ah, cazzo, la profezia, bello. Ma stai cercando di migliorare imparando tutte le mosse speciali, tipo le aperture, gli sviluppi contro cazzi, queste cose così. Perché io quando mi sono scontrato con sti fatti, devo ammettere che ho un po' mollato, mentalmente proprio. Cioè, ho visto che era troppa roba da capire, da imparare. Quando incontri il fenomeno e dici, ah, questa è la Lissauer, Barabucchi, Boffini, Boppi. No, vabbè, ci sta, no, se c'hai la pazienza, secondo me è divertentissimo. Questo è il video di apertura della partita, mi sa. Ciao Neri, come va? Come va? Come va? Come va? Grazie per il raidino. No, ok, questo video già l'ho visto, sclero. Bello. Ah, Cookie French, ma... E se te frega? Eh sì, c'hai ragione, se me frega. Corretto, corretto. Quindi sei riuscito a... stai riuscendo a vederci, a sentirci, French? Bezos non ti ha bannato, dai, meno male. Mi fa piacere, mi fa piacerissimo. Mi fa piacere con la pala. Come voi vedete, sto giocando a facile. E non mi cacate il cazzo. Oto. Seconda fase. Battaglia di Hastings. The Anglo-Saxon King Harold was killed here on England's south coast. His army defeated by William of Normandy. Anglo-Saxon rule was over forever. At Westminster Abbey on Christmas Day 1066, William was crowned the first Norman King of England. Now he had to secure power across. Ma no, ma c'è moltissimo fan service. Sì. La sostanza fin qui era poca. Sì, allora, il tutorial era proprio le basi, costruisci la farm, il mill, l'amber, vaffanculo, ti fa fare queste costruzioni landmark per passare alle varietà. Quindi adesso invece di farne di base devi farne una specifica, che ha anche un effetto ad area. Da capire meglio, le ho montate su a cazzo di cane nel tutorial, anche perché non te le fa sfruttare. Però mi sembra che alcune curano e altre invece fanno difesa. Devo controllare. Poi ho cominciato la campagna, questa qua, la battaglia di Hastings. E come puoi vedere ci stanno i videini, che sono carini, eh? Cioè, se ti piace la lore, secondo me ci sta tutto. Ci sta tuttissimo. 1066. I castelli, ecco, come si costruisce un castello. Prima c'era questo documentario. Trip. Hai voglia che ti piace? Infatti, no, ma guarda, tu conta che noi sta roba ce la siamo vista anche come te, immagino.
was under threat. Anche per, in documentari a parte, quindi figurati, me la metti nel gioco che si sblocca di livello in livello, è una goduria. Poi fanno sta cosa simpatica, capi, quella ripresa del posto fatta adesso con i droni e poi piazzati sopra, proiettati tutti gli omini di Age of Empires per far vedere, che secondo me ci sta, guarda, è simpatico come sistema. Quindi una marcia incerta verso York. La resistance di chi non voleva i normanni. Io ovviamente non so un cazzo di tutta questa storia, come potrebbe essere Game of Thrones, uguale. Proprio non è il mio. French, vai, fai tu. Play. Quindi dobbiamo arrivare fino al 1217. Hai capito? William the Conqueror marched north with his army of Normans determined to take back the rebel-held city of York. But in his path stood rebel towns that harbored William's northern enemies. He would take the towns back by force. Oddio, non ci ho fatto caso, Frenchy, come si chiamava il tizio che abbiamo picchiato nel primo livello. Però era una battaglia del cazzo proprio, scusa, non te l'ho detta dopo il tutorial. Dopo il tutorial abbiamo fatto la prima missioncina, che era questo singolo momento di battaglia. E con infinite, però parecchie riserve che arrivano. E guarda, in questa campagna i 6 non so le fazioni... Ah, dici in generale, sì, 8. Penso che hanno voluto fare modello DLC. Accattataville. Magari gli scout li troviamo dal cazzo, eh? Benissimo. The Normans captured the town of Middlethorpe, establishing their presence in the north. Abbiamo stabilito la... No, tornate indietro, madonna. Mi dispiace. More resources to supply them. Li sono persi. Pure quick save. Vaffanculo. L'economia subito. Andate a fare tutti quanti la stessa fattoria. No, non è vero. Allora, due la fattoria. Ne dobbiamo costruire altre due. Edifico. Spero. La quad. E due. E sta pure vicino, quindi per ora il mil vaffanculo. Poi, grazie per l'iscrizione. Non vedo chi è stato. Un attimo. Enigmatic One Gaming. Grazie. Allora, Squid Game per decidere chi. Allora, tu stai dormendo? Ti fa sta cosa? Non capisco. No, stai dormendo? Sì, sta dormendo. Fai un altro affare. Ma sono. Aspetta, signorina, fanno 2-3. Edifica. Legno, frate, mo mettiamo a fare il legno, infatti. Subito legno, vai legno.
Dov'è il prossimo giovanotto? Eccolo. Lumber Camp. Foresta, la vedo qua. La vedo poca. Qua pure poco. No, là è tanta ma è lontanuccia. Qua. Qua lo vedo fattibile. Edifica. Ubi vado. Che? Sì. Vai ad aiutare. Lavoro. Lavoro? Ha detto lavoro? Cittadini. No, no, ma tu dimmeli, French, mi fa piacere. Non si dezooma più di così, è un po' bloccati. Cioè, così è il massimo del dezoom e così è il massimo dello zoom. Scomodino, scomodino, devo dire, potrebbero aumentarlo. Allora, stiamo a 3 e qua altri 2. Secondo me un altro paio ce li facciamo per noi. Voi vi levate un po' dal cazzo, grazie. Ecco. Legno, ascolta, bravo. Alla materia, vai! Vai facile! Che è uscita sta stellina? Non lo sappiamo. E l'obiettivo fine, York. Ok. Qua ci hanno menato gli arcieri. Allora, tu sei uno di quelli più, sì? No, tu ancora devi fare legno. Param, pam, param, param, param. Vai facile, andate tutti facile. Ascolto. Sì. Vai casetta, grazie. Massono. Massoneria. Altra massoneria. Finite, brava. Ciao Enigmatic One Gaming. Come va? Siamo sotto attacco. Ullala. È finito l'attacco. The Norman army was now well supplied by a town, but it would take a sustained effort to keep the army at full strength. Arrivati i rinforzi. Guarda, dopo pranzo abbiamo cazzi. Però ci va in generale, eh? Ci va moltissimo. Potrebbe addirittura farlo con gli snap. Town, Fulford, se c'è. Stood in defiance to William's rule. Ci diamo il cambio? Vediamo che dice Cookie Snaps. Allora, dobbiamo andare a catturare Fulford. Lo prendo con sì. Certes. È Certes. Qui che risorse sono? Cibo. Andate a sta cibo. Ecco, allora, qua, cavallini, vai. Ma che dovrei fare con la scala, Frenchy? Avanti, compagnoni! Avant! Incontinente? Sì, ce le hanno le mura, ecco qua. Però sono finte. Allora, cavallucci, andate a fare gli arcieri. Yeah.
Vabbè, stanno ancora nella fase pre-feudale, mi sa, con le palizzate. With the Fulford rebels eliminated, sui ribelli, piccoli angeli. Non è York, infatti. Build up support for your army. Allora, andate a fare un po' le farm. Knowing he would face strong resistance in the city, William prepared to bolster his cavalry. Food and gold to construct a landmark. E il landmark quanto ci costa? Vediamo un po'. Dove sta? Quale minchia è questo? 200 oro. Ok, ora l'oro l'ho visto qua. Esatto. Qui c'è già il mining camp. Andate a lavorare l'oro. E aspetta che voglio capire. Per il secondo serviva 400 cibo. Ce l'abbiamissimo. Va bene. Ok, allora andate pure voi due sull'oro. Incazzeggiate. Questi che sono? Ah, siete rimasti indietro, piccoli anceni. Esatto. Beh, però sì, sì. Mi sembra anche giusto, dai. In realtà nel tutorial, quando abbiamo invaso, non l'ha fatto il Wololo. L'abbiamo distrutto tutto. Dice, questa che è la prima della campagna seria, fa il Wololo. Ma va bene così. Ok, dai. 200 ce l'abbiamo. Ah, vedi? Prima era uno solo nel tutorial. Adesso possiamo scegliere. Possiamo scegliere quindi se mettere una roba che aumenta la velocità di produzione degli arcieri o una che cura tutte le unità fuori combattimento che sono lì vicino. Guarda, sai che ti dico? Mi sa che produciamo gli arcieri più veloci. Anche se dobbiamo comunque fare i cavalli. Non lo so, ma sono feriti i nostri? Sì. Ma forse potrebbero beneficiare di una curetta. Dai, contestuale. Contingente. Vai che la curetta. Ve lo costruisco in faccia? Ve lo costruisco in faccia, sì. Tò, si è deformato il terreno a fare sta cosa. Dai. No, ma sai cosa, Franci? Dato che già mi chiede di fare i cavalieri, è inutile che mi metta a fare pure gli arcieri. Cioè, queste sono le prime missioni, è uno spreco. Sì, andate pure voi a costruire, grazie. Che sennò ci mettiamo 2 anni. E la stable dobbiamo aspettare per poterla fare. Sì. Danish Raiders spotted. Allora, ci pensate voi o ve lo devo dire io? Lo devo dire io, va, andate. Mi sembra sotto controllo. William's army held back the Danes' attack. No, non andate via, lasciate lì. Unless William paid them in gold. Ah, stanno a fare. Optional. Stop the Danish raids. Send gold or destroy the Dane camp. O il logo. E vedi che alla fine gli arcieri ci sarebbero serviti. Fa vedere quanto gold vogliono. 500. Noi ne abbiamo 330. Non lo so. Mi scoccia. Valle a prendere a casa, dici tu. Infatti, ma pure io me la sento così sta cosa. Allora, questi si curano intanto. Sì, infatti, saranno 4 di loro e li sfondiamo. Dai. Mo facciamo anche lo stable, perché siamo passati di cosa. Quindi non fate sto oro, facciamo lo stable. Stable. Così ci aggiungiamo un po' dei cavalieri. Cibo
e legna ne abbiamo a volontà. Felice Beat. Allora, ah, mo mi mandi pure. William's reinforcements from the south had arrived, adding vital numbers to his Norman army. E mo sfondiamo sicuramente questi bastardi. Easy. Mo tipo arriviamo là, c'hanno le automobili, gli aeroplani. Abbiamo quest'oro che mi dà fastidio, lasciarlo incustodito. Vi sfondiamo per il gusto e perché siamo a Easy. Anche quello direi che non è una cosa da poco. E sì, che cavalli eravamo rimasti in tre. Dai, ci sta pure un po' di sostituzione. Quanto ci vorrebbe un altro stable? Lo vai esagerare. Ah, un attacco. Che paura. No, però fateli pure. Aspetta. Vabbè, per quanti ne mandano alla volta, mi viene da pensare che forse non sono fortissimi. Forse. Può essere, non è detto. Quando è il poverino che cerca di farcela e ce la fa. Ce la fa, si è salvato. Un po' mi fa piacere per lui. Un pochino. Ragazzi, formazione a wedge. Dite voi perché. Sì, non vedo perché no. Guarda come non ce la fanno, perché c'è l'edificio in mezzo. Poracci. Che imbarazzo. Cavalaio, come vamo cavalaio? 1, 2, 3, 4, 5 ce ne mancano, dai. Forse comunque French, gli arcieri, era il modo migliore di farla, perché te li faceva al 100% più veloce, te li caricavi al volo. Sì, le icone stilizzate, onesto, fa un po' troppo Civilization. Pure a me piacevano coloratine, tutte belline, col disegnino, la sprite, un po' più homemade, volendo, eh. Sì. Faccio due tiri con l'arco. Eh sì, c'hai ragione, per carità. French ha sempre ragione. Cavalaio. Abbiamo finito? No. Ne mancano tre. Questo è il mio saper contare. Qui, buon pranzo, buon appetito, e sei. Grazie, alla prossima. Top comunque la musichetta. È tutta una questione di nostalgia per me, eh. Ma infatti guarda, come dici, le mod cambiano, potrebbero fare veramente molto sul gioco. Allora, abbiamo un esercitino, niente male, e li andiamo proprio dritti al centro. Andate cari. No, come non c'è il workshop? Ma niente fai? No, ma in che senso non c'è il workshop? Senti questa. Ui, che fate voi? Che fate voi? Ci siamo incrociati in un momento difficile. Voi entravate, non uscivamo. Non ci siamo capiti. Yeah.
Benissimo, benissimo. Dicevamo. Comunque la formazione ha funzionato così, eh. Ma tu intendi il workshop nel senso che non ci sono le catapulte o nel senso che non c'è la tecnologia? Perché la tecnologia sicuro c'è, su questo non c'è dubbio. The Normans discovered the source of the Dane threat. An outpost on the water. William had a choice. Bypass the encampment. Destroy it. Or pay the Danes the gold they demanded. No, no, cara voce, avevamo già deciso quando abbiamo mandato 6.000 di questi all'avventura. Non è che ci abbiamo dovuto pensare, eh. Perché sto cavallo non ne vuole sapere di partecipare all'azione? Niente. Ah, con lo zoom aumenta il volume, che carino. Ok, siamo dentro? No, non siamo dentro perché c'è il cancello. Stupendo. Mi sembra. Abbiamo pure fatto 600 oro. In destroying the Dane outpost, William stripped the rebels of a crucial ally. Sì, questa cosa della fiaccola da oltre le mura, niente male, eh. Ok, abbiamo fermato i Danish raids. Non è stato un problema. Torniamo William's qui. William's ultimate goal was within his grasp. All that remained was to enter York and destroy its keep. Mamma mia, come l'ho fatta una merda sta città. Ma a cavalli siamo messi benino, 13. Infanteria 18. Allora guarda, un par di cavalli glieli faccio fare lo stesso. Non ha workshop confermato. Ma, cioè, mi stai dicendo quindi che non ci sono le catapulte? Non so. Ah, minchia, costavano un botto. Parade pour venir. La bourse Perance. Et je l'imande demande. Vado laburar. Io ma sono la cosa. Torma. Non c'è barat. Pariez et préparez l'enquers. Secondo me comunque stiamo messi bene. Che sfizio, facciamo gli upgrade. Dite se avviene gente. Sì, sì, boss.
Join the revolution. Oh, mi fa piacere, comunque ce l'abbiamo con molta calma, molto relax. Mi sa che ho messo anche il tag partita relax. Certo, certo. E coffee break. Stai zitta. Oh, quanto mi fa schiattare questa, guarda. Ti è piaciuta? L'avevi vista ieri questa? Non mi ricordo. Sì, l'avevi vista. C'eri. Presente l'enquête. Ah, il workshop di Steam. Oh cazzo, non avevo letto, scusami. Due volte me l'hai scritto. E quindi fammi capire, cioè non c'è alcuna possibilità che ci siano mod in generale per questo motivo? O è perché... Ah, tre volte me l'hai detto, scusami. O più che altro faranno un workshop interno loro, che quindi costerà una marea di soldi avere una mod, ti devi abbonare, cose del genere. No, per capire. Sempre modello DLC, eh? Bastardi. No, abbiamo pure upgradato, secondo me. Non era necessario, però mi fa piacere comunque andare pazzo. Penso pure a voi, giovani. E ci andiamo a reclamare York con questi due aggiuntivi, Giacomo e Carlo. Non potevamo andare senza di voi. Forza ragazzi. Manca solo Carlo. Vai Carlo, crediamo in te, ti aspettiamo. Non andremmo mai a York. Eccolo! È pure suonata la campana. Perché suona la campana? Mi devo preoccupare, eh? Quello così. Perché laggate? Giovani, perché laggate? Allora, voi andate qua. Poi, tutti insieme, io vi prendo. E ce ne andiamo a vedere questi che cazzo vogliono un attimo. Scusatemi, no, perché... Che cazzo... Sì, penso sia un buff. Il buff che abbiamo fatto con le baracche. No, però ragazzi, dovete pensarci tutti, non solo i cavalieri. Se no che senso? Finito? Ok, andiamo a York. City Gate, York. Quella è una strada alternativa che potevamo fare probabilmente da qui. Chissà, sì, forse salendo sta stradina. Vabbè, guarda, la facciamo frontale. Rischiamola. Oh, mi sa che è morto un cavaliere. Ullala. Vedi, a premere il tasto destro su York ci saremmo persi. Questa meravigliosa. Compagnon. Ma dico io, ma spaccate quella di lato, no? Avrà meno vita. Vabbè, uguale, vedi. No problem. The Norman army poured into York
and began sacking the town as they bore down on the keep. Niente, non riesco a evitare che attacchi lì. Ma perché è una questione di cancello, Sì. Ecco. Ora possiamo fare le cose per bene. Mamma mia, incazzatissimi! Ma sai, vedi che mi incula, no? Sì, sì. Ritirata strategica. Madre santa. Perfetto. Perfetto. Sì, allora, guarda, mi è piaciuta molto questa cosa, perché mi ha fatto capire che non posso cazzeggiare, non posso fare il coglione, è giusto così, però devo anche andare a pranzo. Quindi questa cosa la consideriamo un primo tentativo fallito, e dopo vediamo se la rifaccio io o la fa direttamente il nostro grande Super Mega. Quindi adesso vi saluto. E vi auguro un buon appetito. E Frank, vieni su Discord. LOL.